Tutta attrezzatura tua questa? Sì, una casa. Ma tu è da tanto tempo che produci suoni? Ma non produrre, faccio piuttosto DJ un po' a casa. E suoni anche in giro? Con le feste, con gli amici? Ma non ancora. Ah, ok. Più avanti. Il mondo non è ancora pronto per quello che puoi portarci. Sì, ma dietro sono tutte le robe delle mani molar. Le opportunità che hanno portato questi laboratori sono giganti. Hanno aperto delle porte ai ragazzi. Sicuramente la parte più importante è aprire un faro sul futuro dei ragazzi, lasciando però libertà a loro di sperimentare, di creare qualcosa di loro davvero. Ed è la base per una cittadinanza attiva da parte dei ragazzi. Spazio aperto, quest'anno compie 30 anni, una cooperativa di tipo A, quindi servizi sociosanitari ed educativi, che raggruppa in sé una variabile infinita di competenze, perché noi andiamo dalla gestione degli asili nido fino alle case di riposo. Il progetto GIO è un progetto che è portato avanti dallo Spazio Aperto e dalla cooperativa Il Ponte. E abbiamo inaugurato a marzo, fine marzo, a dicembre e marzo abbiamo fatto tutti i lavori, perché questa una volta era una sala prove. Il risultato è molto bello, ci sta bene qua dentro. Per me è il luogo ideale. Quando mi capita di venire qua a lavorare, dico, senti il profumo del legno, il profumo di nuovo, il profumo di usato, di esperienza, è così bello. Niente un po' di meno che Giuseppe Simontano. Con te vorremmo tornare un attimo a farci a fare i suoi. Sta facendo tantissime frasi d'effetto, ha mai pensato di scrivere un libro? La mia assistente ogni tanto mi dice, ma lei con tutto quello che ha fatto, con tutto quello che fa, dovrebbe scrivere un libro o qualcosa. Però lo stanno scrivendo talmente tanta gente il libro che magari sarebbe carino essere uno dei pochi che non l'ha mai scritto. Allora, il progetto è nato per contrastare la dispersione scolastica. Andando avanti con il progetto ci siamo accorti che bisogna lavorare sulla prevenzione della dispersione scolastica. Quindi abbiamo aperto sia i ragazzi più fragili, quindi quelli con difficoltà relazionali o qualche difficoltà a scuola, ma anche a tutti i ragazzi nel territorio. E questo ha fatto sì che si realizzassero dei gruppi in cui le difficoltà si appianavano e venivano valorizzate proprio le specificità. Mm-hmm. Questa è proprio la particolarità e la bellezza, no, di questo progetto, che facendo e realizzando qualcosa si implementa l'autostima, la consapevolezza, il self-empowerment. Si piacerebbe fare radio nella vita? Beh, sicuramente è un'esperienza ora così, è stato stupendo. Mi piacciono tantissime cose, io faccio ad esempio uno sport molto molto particolare, il tamburello. Come sarebbe una telecronaca di tamburello? È un gioco molto monotono, quindi o ci metti molto entusiasmo. Non funziona. Questi corsi sono tenuti da un esperto e da un educatore. L'esperto passa la sua arte, quindi tutte le nozioni tecniche, come realizzare a regola d'arte proprio un oggetto, un'attività. L'educatore invece segue il gruppo, segue la relazione. Mi chiamo Mauro Vergara, sono al momento presidente dell'associazione Atena e facciamo anche questo tipo di cosa, che è un corso. L'idea è che con pochissimo, sia dal punto di vista economico anche materiale, si può anche essere riuscire a fare qualcosa di carino anche da casa direttamente. Quindi parlando un po' delle basi nel mondo della produzione, ma soprattutto facendoli interagire direttamente con magari un loro strumento. Così. Qui per esempio c'è un flauto traverso che è arrivato, che è un strumento altamente complesso da parlare. Ce lo fai vedere? Ho fatto una lavorata, ho registrato. Da quant'è che suoni? 5 anni. Ciao ragazzi. Non è da tutti lavorare con strumenti come il seghetto, con il trapano a colonna, sì. Insomma i ragazzi li hanno utilizzati tutti, no? E che fatica, dicevano, la parte più difficoltosa era proprio la fatica, che questi ragazzi non sanno proprio più utilizzare le mani. La dimensione di relazione è sempre più distaccata, poco affettiva, poco anche fisica, no? Quindi attraverso la manualità cerchiamo di ricreare tutte queste cose. La radio è la prima volta che faccio lo speaker. Io sono appassionato della radio amatore, quindi che fai le robe tecniche della radio, fai le antenne. Questa è proprio parlare nella radio costruita. E dopo la radio cosa imparerai? Una lingua strana, tipo il giapponese. Per esempio abbiamo lavorato sulle scienze creando il corpo umano,
oppure sull'arte riproducendo Mondrian, oppure sulle proporzioni della matematica facendo un labirinto. E dobbiamo cercare di... No. Ok, adesso... Quindi tutti questi giochi poi saranno donati al fuorigioco, che è la nostra biblioteca itinerante, tornando a disposizione di tutte le comunità, di tutti i bambini. A livello manuale sì, legno, argilla, abbiamo un forno qui per... Ma poi abbiamo fatto anche i mosaici, laboratori di pittura, il tie-dye, quindi delle magliette tutte lavorate con il filo, oppure la cucitura, produzione anche musicale con Master in Production, la ciclofficina qui, vero? Abbiamo fatto anche i terrari, cioè sì, la giusta manutenzione, no? Se lo curi bene, allora risulta, se non lo curi, se lo lasci lì, cosa succede? Ma sappiamo come stanno questi terrari. Stanno benissimo. Okay. Perché immagino queste povere piantine.